Seconda parte di Agricoltura Veneta, vi stiamo raccontando questa storia di Natale della famiglia vedova qui nella zona delle colline UNESCO. Quella che abbiamo visto, Guglielmo, che cos'è? San Pietro di Barbozza, cioè? Il mio paese nativo. E lei, voi abitate ancora lì, giusto? Noi abitiamo a Guia di Valdobbiadene, è sempre una frazione di Valdobbiadene comunque. Però lì insomma è rimasto il cuore, giusto? Ma certo, sì, dove si nasce. Però diciamo che qui avete trovato una nuova strada, una nuova via, perché lei precedentemente faceva il camionista, giusto? Sì, ho fatto 13 anni l'autista, sì. Rimpianti? No, assolutamente. Qualche volta sì, qualche volta no. Senta, però qualche rimpianto c'è, perché la vita, dicevamo prima, è una vita un po' venduta. La vostra giornata quando comincia e quando finisce? Allora, la giornata di mio marito inizia alle 5 di mattina, quando si alza, poi verso le 5 e mezza parte, viene in stalla, e dove comincia un po' a sistemare per la mungitura. Io arrivo verso le 8, perché prima devo sistemare i bambini, portarli al pulmino, portarli a scuola, e poi arrivo. E va avanti fino a che ora? Beh, avendo pochi capi, fino alle 9, 9 e mezza, dipende da cosa c'è da fare in giornata, insomma. Cioè 9, 9 e mezza del mattino? Sì, oppure... sì, 9, 9 e mezza di mattina, e poi riprende verso le 4 del pomeriggio. Fino? Fino alle 7 e mezza, 8, dipende, sì. Sabato, domenica inclusi? Certo, non c'è la pausa natalizia, non c'è la pausa della domenica, e sono 365 giorni all'anno per due volte al giorno. Però... siete anche in mezzo alla natura. Certo, sì, sì. A differenza di tante persone che magari che abitano in città, che anche adesso in questo periodo un po' tanto critico con il Covid-19, che bisogna stare rinchiusi, noi abbiamo questa possibilità di venire qua e i bambini sono liberi e siamo, sì, in mezzo alla natura proprio. Va bene, noi adesso ci fermiamo con i consigli del nostro agrifarmacista. Data la stagione, ho pensato di proporvi una tisana per la tosse e il catarro. Tisana molto semplice, peraltro, e anche molto efficace. Allora, prendete 30 parti di malva foglie, 30 parti di timo serpillo, 15 parti di piantaggine lanceolata, 15 di liquirizia, e 15 parti di lichene islandico. Queste sostanze si trovano in una qualsiasi erboristeria, purché sia ben fornita. Prendiamo un cucchiaio di questa miscela, ci versiamo sopra 150 ml di acqua bollente, lasciamo in infusione per quei 10-15 minuti, filtriamo e possiamo bere una tazza ogni 3-4 ore. Il lichene islandico è importante perché contiene delle sostanze a forte attività antibatterica. Sono le sostanze amare. Poi c'è la piantagine lanceolata, un effetto antibatterico molto importante anche questo. E poi c'è la malva. La malva ha, come dire, dei componenti che come dire, rendono un po' più vischiosa, sono delle mucilagini cosiddette, rendono un po' più vischiosa la soluzione e tutta questa tisana. C'è l'effetto di contatto sulla mucosa, queste mucillagini, e l'effetto antibatterico e antitussivo. Potete chiaramente addolcire con del miele o dello zucchero se volete. Abbiamo anche una spettatrice, sono davvero curiose queste mucche. Certo, sono curiose, sì. Quanti capi può contenere questa stalla e quanti ci sono in questo momento? Ma la stalla ha la capienza di una sessantina di mucche in lattazione, adesso sono 35. Perché ricordiamo, voi siete partiti relativamente da poco, insomma. Certo, neanche un anno. Ecco, Tamara, e qui davanti a noi c'è, diciamo, la sala dove viene fatta la mungitura. Poi il vostro latte dove va? Allora, il nostro latte lo diamo a Latte Busche, da generazioni, diciamo, anche la mia famiglia, la famiglia di mio marito. Gioco vale la candela? Oddio, diciamo che noi abbiamo iniziato a marzo questa avventura, l'impegno è tanto, le spese sono tante, è stato un investimento grande, per il momento
ci accontentiamo, speriamo di aumentare anche i capi col tempo. E... ma diciamo, la vostra prospettiva è più legata solo all'allevamento per il latte, oppure pensate anche di avere delle altre prospettive, considerando che siete nel cuore della, diciamo così, delle colline UNESCO? Allora, per il momento ci fermiamo alla, sì, alla, al latte. Al latte. E nel futuro vediamo anche con i miei figli pian pianino e non si sa, vediamo. Perché lo ricordiamo, voi avete due figli, due sì. figli anche molto, molto giovani, giusto? Sì, uno ha quasi 14 anni e uno ne ha 9. La passione c'è e speriamo la mantengano e io ci conto anche perché il lavoro è tanto, l'impegno è tanto e l'abbiamo fatto soprattutto anche per loro perché... la passione c'era e quindi... abbiamo visto che ci sono anche i giocattoli qui in stalla, vuol dire che loro vengono qui, vivono insieme agli animali. Sì, abbiamo iniziato questa avventura nel, proprio con il lockdown, e dove non ci si poteva muovere, però il lavoro c'era e noi abitiamo in un altro comune, quindi dovevamo per forza venire nel comune di Vidor. E quindi i figli sono sempre con noi. E non lo so, quello più piccolo si porta anche i giocattoli ogni tanto e ci danno una mano. Cosa gli regalerà per Natale? Allora, al momento il mio figlio più piccolo, siccome sono appassionati di trattori e soprattutto di John Deere, il mio figlio più piccolo ha voluto prendersi la tuta John Deere, gli stivali John Deere, il cappello John Deere, quindi è proprio un satanato. E invece quello più grande, che ha 14 anni quasi, un paio di stivali per la stalla, per bungere. Beh, devo dire, regali in sintonia con l'avventura di questa famiglia. Adesso noi ci fermiamo con Adriano Favaretto, vediamo insieme le stelle di Natale per stare in sintonia in questa atmosfera natalizia. Siamo a una settimana dal Natale e, come sempre, ed è inevitabile non parlarne delle stelle di Natale. Stelle di Natale che sono la fioritura per antonomasia del Natale, diciamo, no? Il suo nome è Poinsettia. Questa è bella rossa. Anche qui la solita procedura, come nei ciclamini della settimana scorsa, l'acqua, mettetele a bagno, non annaffiate da sopra perché macchierebbe le foglie. Queste sono brattee, queste brattee qua non sono i fiori, sono foglie che colorano di rosso. I fiori sono all'interno, vedete qua dentro, ci sono dei fiorellini gialli. Se le toccate emanano del lattice ed è brutto. L'acqua lo stesso le macchia e vedete proprio le righe dell'acqua. Quindi le immergete, una bacinella di acqua o in doccia, sulla vasca chiaramente. Non bagnare da sopra. Le immergete, tempo di un caffè, una mezz'oretta, tre quarti d'ora, loro aspirano sempre da questi forellini e poi li mettete sempre su un sottovaso, su qualcosa. Tenetele lontano da fonti di calore perché altrimenti perderebbero le foglie. Una temperatura che non superi i 15-17 gradi. Un po' di umidità, la create sempre con della ghiaia, come ho fatto vedere la settimana scorsa, immersa nell'acqua, la appoggiate sopra e quindi gli crea un po' di umidità. Mi raccomando, se volete conservarla, usate qui un po' di consigli che vi ho dato. E essendo in prossimità del Natale, ne approfitto anche per farvi gli auguri di buone feste, a Dio piacendo, a tutti voi, e un abbraccio dei miei proprio stretto a tutti quanti. Buon Natale! Una forca austriaca per raccontare un po' da dove viene questa passione, perché dietro di noi c'è uno Stier austriaco. Guglielmo, che storia ha questo trattore? Questo è il primo trattore arrivato in famiglia, comprato ancora da mio nonno, del 1949. Che valeva? 1 milione in lire all'epoca. E con 1 milione cosa si faceva? Si compravano 5.000 metri di terra quasi. Però questo racconta... tanti e tante ore e giorni di lavoro.
Certo. Di Guglielmo da bambino. Sì, Guglielmo da bambino, seduto nel parafango vicino al papà. Talmente tante ore che il parafango ha dovuto riverniciarlo. sì, certo. Senta, ma poi tra l'altro voi avete anche una, come dire, delle radici addirittura montane, perché voi eravate su Amalga Mariec. Certo, siamo stati, adesso non mi ricordo le date, comunque abbiamo fatto 18 anni in Amalga Mariec. Mio papà e i miei zii, tutti quanti. E allora, questo è il passato. L'idea che avete per il futuro, un breve accenno? L'idea sarebbe un piccolo bread and breakfast, farci un po' di formaggio, la bottiglietta di prosecco, un po' di olio di oliva. Sì, piano piano ci proviamo. Ci fermiamo per le previsioni e poi vedremo qual è il futuro di questa avventura. Ancora è una vasta area anticiclonica quella che interessa tutte le nostre zone, gran parte del nord Italia, e questo naturalmente impedisce al grosso dei sistemi perturbati di origine atlantica di scorrere su di noi. Come però è evidente dalla cartina, questo anticiclone mostra debolezza e ha infiltrazioni di aria umida dal Mediterraneo. Ecco, in seno a queste correnti si formano corpi nuvolosi che andranno a interessare le nostre zone. E con nubi stratificate, però con assenza di pioggia, quindi non ci saranno fenomeni. Quindi prevediamo intanto per il fine settimana una nuvolosità stratificata che in gran parte copre il cielo e permette solo delle schiarite, questo soprattutto per domenica, e non ci saranno effetti. Un tipo di tempo quindi con questa copertura del cielo che ci accompagnerà fino a giovedì, mercoledì, giovedì, e poi avremo un piccolo peggioramento dove sarà possibile qualche breve precipitazione e poi di nuovo una situazione di nuvolosità stratificata che andrà avanti probabilmente addirittura fino al nuovo anno. Attenzione però, con questa situazione ci sono le nebbie intense che saranno sempre più evidenti in pianura durante la notte e le prime ore del mattino. Per quanto riguarda temperature che non sono previste gelate fino a fine anno quasi, quindi avremo minimi intorno ai 3, 4, addirittura 5 gradi, i valori massimi intorno ai 7, 8 gradi, anche 9 gradi, questo in pianura. Per finire l'alta di gradi che è previsto quasi calmo, calmo addirittura, è tutto. Tamara, ma è un apporto quasi filiale con questi animali? Allora, queste due manzette, diciamo, sono state le prime ad arrivare in azienda, quindi sono il futuro della nuova generazione e niente, sono un po' come figlie, no? Tra virgolette, e sono affettuosissime perché ce le siamo coccolate tantissimo e niente, loro ti danno tanto con poco e niente, speriamo. Adesso mi commuovo. Beh, il fatto che lei si commuova significa che lo sentite veramente nel sangue, diciamo, questa che potremmo quasi definire una missione, quella di aver riaperto questo allevamento. Sì, perché io non ci credevo all'inizio, però dopo lavorandoci in mezzo, lavorando con loro, ti danno veramente tanto, quello sì. Ecco, come immagina il futuro, i prossimi anni qui? Beh, io spero bene, dai. Abbiamo cominciato in un anno in cui le cose non sono rose, però dai, cerchiamo di vedere la botte mezza piena invece di mezza vuota, no? E speriamo bene, ecco. Guglielmo, allora, abbiamo parlato prima, diciamo così, dell'idea, che significa non fare solamente allevamento. Sì. Secondo voi le prospettive quali devono essere? Una produzione che sia legata al territorio? Cioè, dov'è che si può vincere questa sfida? Ma sicuramente non nella monocoltura. Bisogna avere. Mio papà diceva sempre che per stare in piedi ci vogliono due gambe, perché con una sola fai fatica a stare in piedi. Un po' di questo e un po' di quello. Secondo voi vi aiuterà il fatto di essere all'interno del territorio UNESCO, quindi in termini di promozione magari di un prodotto legato proprio a questo territorio? Sì, spero proprio di sì. Sì, perché no? E si parlava anche di prosecco, perché voi un po' di prosecco fate un po' di produzione. Sì. Ma il futuro sarà più di prosecco per voi o più di latte?
Per me sarebbe più di latte, però di solo latte non puoi vivere. Ci vuole questo e anche quello. E poi magari anche un po' di turismo. Certo, ben, soprattutto quello. Quindi avete l'idea anche voi di fare sì. Un piccolo bed and breakfast, farci un po' di formaggio piano piano, la bottiglietta di vino, la bottiglietta di olio di oliva, e così una cosa tira l'altra. E soprattutto tutto questo naturalmente guardando i figli. Lo sono loro il futuro, noi ormai. Va bene, vi abbiamo raccontato questa storia di Natale della famiglia Vedova. Ringraziamo Tamara e Guglielmo. Finisce qui, oltre che augurarvi ovviamente il buon Natale, le ultime parole le lasciamo a Gianni Marini e ai presepi che ci presenta con tanto di canto di Natale. Arrivederci, buon Natale a tutti. Buon Natale. Buon Natale. Ciao a tutti. Natale qua. Sono altri di Pastoria del Borgo Furo. Siamo nati 30 anni fa proprio su questo periodo e sonaimo baghe, zampogne, ciaramè e come abitudine, quasi da 30 anni, in Piazza dei Signori facevamo un presepe vivente e apportavamo come sui presepi il bo, l'asineo, le piegore, i nostri mestieri, i nostri bai. Però sto anno purtroppo non si può fare sta roba, però non si rendemo. Qua vengo a portare il stesso qualcosa, il presepio dell'alo fatto da rame e quello del cielo, guarda che bello che è. Questo è per quel che riguarda il presepio. E adesso voglio portarvi proprio come una volta al clima che era a Natale. E a Diana vi dirà una poesia, cosa che si viveva in stalla. Natale in stalla. Le bestie zo in stalla le conta le ore. La notte zacalà che nasce il Signore. Per far che l'attesa la si pia serena, del fende la tesa la gruppia se piena. Bisogna stregliare, sboassare e starnir, bisogna varnar e impressa finir. Che all'Ave Maria sonada pian pian, gada esser za via qualunque cristian. Sia neve o sia piova, sia giasso o sia vento, stanotte rinnova l'eterno portento. Del santo putello che torna quasò al freddo e al gelo tra un musso e un bo. Gapena sonà i dodese botti, Gesù se sentà sua paia e canotti, e sotto la gruppia e sul balconel la fede se cuccia e spia il betarel. Che dise Gesù con un largo sorriso, un giorno anche a vu venire in paradiso. Diana, grazie della tua poesia, che mi ha proprio fatto venire in mente il Natale di una volta, e vi lascio quel proverbio. Natale viene una volta all'anno, e chi non lo festeggia, sei un danno. Auguri a tutti e sempre forti, ciao!